Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da GTA, siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio delle Random Skin Challenge con le nuove skin in collaborazione con Avatar. Vi ricordo che domani dovrebbe uscire il nuovo mini pass battaglia con la skin di Aang, quindi l'altro personaggio di Avatar e le armi mitiche, insomma dovrebbero succedere tutta una serie di cose, però le skin sono già uscite nello shop, quindi i bundle degli altri personaggi e quindi ho detto sai che c'è, abbiamo già Cor, abbiamo questi altri tre personaggi, facciamo intanto la Random Skin Challenge. Tutte le altre challenge le andremo a fare nei prossimi giorni, appunto con l'uscita del mini pass. Eccetera, eccetera. A proposito di shop, a proposito di mini pass, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nei negozi oggetti di Fortnite. Mi raccomando, ragazzuola, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controlate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato. Anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie, però, di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere tutte le prossime challenge, tutti i prossimi video e soprattutto i video che arriveranno da domani con questa mega collaborazione con Avatar. Lasciatemi il mi piace per supportare Random Skin Challenge e io già vi dico che la Random Skin di quest'oggi sarà semplicissima. Tra parentesi, mi sono andato ad informare un attimino su internet come si leggono i nomi, teoricamente ho cercato in lingua originale, quindi non so in italiano come vengano pronunciati e soprattutto non so se sarò in grado di ripronunciarli bene, ma io Avatar non l'ho mai seguito, quindi perdonatemi. Comunque sono skin che ci esce dobbiamo andare da un boss piuttosto che da un altro, molto easy poi le challenge un po' più particolari le faremo appunto quando usciranno tutti i poteri mitici Katara, così l'hanno chiamata, vabbè comunque con Katara andremo direttamente da Ade con Korra andiamo da Cerbero per quanto riguarda Toph andiamo da Zeus e invece con Zuko andiamo da Ares molto semplice raga. quindi andiamo a mettere il no skin, andiamo a mettere la skin casuale ed è uscita Katara ragazzi, la continuiamo a pronunciare molto male. Iniziamo in build, va facciamoci la prima partita in build, ragazzi. Quindi, con lei dobbiamo andare da Ade. Chiaramente, ragazzi, l'obiettivo è quello di giocare col medaglione e l'arma mitica del boss in questione. Ora, magari con Ade eviterei di prendere la catena. Però la mitraglietta e il medaglione è un obiettivo quello di prenderli. Ma tanto ci abbiamo la corona quindi probabilmente moriremo. Start e ci rivediamo direttamente alla prossima partita. O, oh, comunque, raga, che sia build che sia no build, che sia duo che sia in solo: dai boss ci viene pochissima cioè uno cioè uno sta atterrando qui uno solo e non so neanche se effettivamente stia venendo qui da ade oppure sta andando in altre zone qui vicino cioè è davvero incredibile raga che poi vabbè per carità per noi meglio in queste challenge eh. Ma questo, però aspettate perché questo non, non me ce sta a far capire niente cioè no raga questo lo dobbiamo uccidere immediatamente no qua ho preso danno Va, va bene, ok. Eh, e tra l'altro non, non lo so se fosse un bot o meno, probabilmente sì. Io ve l'ho detto, raga, l'ho detto il video dell'altro giorno. Le lobby di Fortnite vengono riempite da bot che vengono mandati direttamente nelle zone dei... Di boss perché se no non ci va nessuno. Ma no, comunque dobbiamo stare attenti perché qualcun altro mi sa che ci sta. eh. Uh, tra l'altro il potere mitico di Corra. che tra l'altro è il dominio dell'acqua. Per quel poco che mi sono potuto informare, anche lei, Katara, dovrebbe essere una di quelle che usa il dominio dell'acqua, da quanto ho visto. Va bene, bro. Eh, il bro stava facendo finta di essere Ade. Quindi, visto che anche lei... Poi, mamma mia, spero di non stare a fare una, un mega fail pazzesco. Però, visto che lei dovrebbe essere un'altra con il dominio dell'acqua, e proviamo ad usarlo. Cioè, teniamolo per ora, dai. Allora, ragazzi, ci siamo fullati. Mm, ah, però... Potrò... Ma sì, ma dai raga, ma sfidiamo il boss col potere di, di corra. Che poi in realtà, ripeto, non è il potere di corra, è il dominio dell'acqua in generale questo. Allora, sfidiamo... No raga. Ma questo proprio adesso devo arrivare. Cioè... Cioè neanche ho buildato raga, perché come ho visto gli ho sparato, si è tipo girato, spaventato, Ho detto vabbè ah, gli, gli risparo. Però ho detto raga, mandano i bot dai boss, perché se no non, non me ci viene nessuno. Eh... Va va bene, allora no, usiamo un po' il potere, va divertiamoci un po' col potere che tanto ormai è rotto praticamente. Se prendi gli avversari è rotto, ovviamente se missi è comunque fai comunque schifo. Ok, ma quando, quando spawn al buon ate, dai un po'. Tu che non ho tempo da perdere, tu che non ho tempo da perdere. Mamma mia raga, quanto danno fa adesso il potere di dell'acqua qua, del dominio dell'acqua. Raga, l'ho già distrutto. Certo, mi piange un po' il cuore. Eh? Lo sapete che io in build preferisco di gran lunga quell'altra mitraglietta. Mi piange, mi piange totalmente il cuore a doverla lasciare qui. Però va bene. Col potere dell'acqua, qui ci recuperiamo la vita. Vabbè, a parte c'era il Medikit. Però direi che ci teniamo le cura bomba e, il, e la spuma. Vabbè, allora, quindi abbiamo preso sia il medaglione che l'arma mitica, che è la mitraglietta. Comunque, tre chillettine le abbiamo. Ah, Cerbero se lo sono preso. Vabbè, ma Cerbero è l'unico che si prendono sempre. Anzi, Strano che stavolta si sono presi sia Zeus che Ares Che è successo? Se li sono presi proprio adesso adesso eh, Perché fino a due minuti fa non, non se l'era presi nessuno Ah, allora, raga lì probabilmente c'è quello che c'ha il medaglione del Cerbero Che vi dirò non, non mi farebbe schifo eh Penso mi abbia visto No in realtà ancora no No raga no ragazzi cioè Madonna mia raga il potere di corra è diventato troppo forte Il potere di corra ragazzi è diventato troppo forte Cioè è diventato veramente un po' troppo Un po' un po' troppo Non so se togliermi il. Eh, la impulsi per il cecco Però probabilmente no Probabilmente non, non lo farò Ok raga E qua t'ha salvato T'hanno salvato le rocce T'hanno salvato bro Oh mio dio Raga Ma non mi, hai mi ha hittato? Non mi ha dato la Vabbè ma la so sognata io Non lo so mi era sembrato di vedere l'animazione di quando ti prendo. Quando prendi danno. E pensavo lui mi avesse sparato. Invece non ho, non ho perso vita. Boh, vabbè, non, non ho. Ah sì, proprio l'ho ucciso e. Co... Vabbè, fermi, so, so io matto. C ho il medaglione di ade, quindi ho il siphon. Eh, l'ho ucciso e quindi ho riguadagnato la vita immediatamente. Che pazzerello che sono. Cioè, ottengo le cose, ottengo i medaglioni e poi neanche ragiono che ho i poteri. Vabbè. Ok, raga, c'ho uno qua davanti che sta spaccando i muri. Ok, che... va bene, va bene. Va bene. Ah, finché mi becco questi e non becco i tryharder, io posso solo che essere contento, eh, per carità. Ah, il bug della zip c'è ancora qua. Ma è incredibile, sta cosa. Ma è veramente incredibile, sta cosa. Sto bug c'è dall'inizio del capitolo 5, mi sa. Oh, però qualcuno c'è, eh? Ah, no, 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 non volevo fare sta cosa. Ah, bro, non ti sembra di esagerare un attimo? Non ti sembra di esagerare un attimo? Cioè, subito. Come neanche t'ho sparato e subito torre Eiffel. E ditemi, ragazzi, ditemi: è più forte Korra o questa Katara? Io ripeto, non ho, non ho minimamente seguito nulla. Non, non conosco minimamente i personaggi. Ok, raga. Cioè. Non ho capito se questi qua sopra se la stanno prendendo con le guardie perché gli ho visto sparare dei colpi verso di là e di là stanno sparando. Quindi attenzione, eh. allora, fermi un attimo perché qui potrei fare la mossa dell'anno. Se. Uh, no, ci stanno. Ci stanno solo le guardie, quindi non ci sono avversari? Dove sono gli avversari, raga? Non mi, va, non, non mi interessa farmi le guardie, raga. Io di solito lo faccio quando gioco in solo versus due perché voglio solamente sapere le tempeste. Però qui volevo semplicemente portarmi a casa la kill di chi stava pushando le guardie, invece non c'è nessuno. Vabbè, ho capito, va? Ormai ci sto. Me, me le killo. Me le killo. No, però se muori lì adesso cade la cosa. E eh, lo sapevo. E eh, lo sapevo che cadeva. Nell'oblio, la, la card. Allora proviamo a lasciare la spuma. Ok, la prossima safe è qui. Mi sa che anche l'altro si è preso due medaglioni, eh. Mi sa che siamo due player con due medaglioni a testa. Di qua stanno continuando a sparare. Vabbè, andiamo. Oh, 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 oh. oh non cadere a terra. Va bene, va benissimo. No, raga, c'aveva la mitraglietta questa qui leggendaria. Eh, vabbè. Ho spezzato totalmente il mio cuoricino che non può prenderla. Ok, c'è qualcuno laggiù? Non credo che... No, regà, ma davvero da qui giù pure lo prendo? Ma davvero? Cioè, gli ho fatto mh, 96 di danno? Perché mi sembra di avergli fatto due volte 48? Cioè, sul serio, ragazzi? Eccolo laggiù, regà. È entrato qua dentro. E eh, eh, non ho capito se però è riuscito fuori di là, eh. Allora, l'ho visto entrare... Eccolo là. No, la scavalcata non la volevo fare. Va bene, va bene, va bene. Allora, raga, stanno a sparare di qua. Eh? Ah, e lui aveva killato quello sotto. Oh, madonna santa. 108 così in mezzo secondo. Cioè, questo l'abbiamo smolecolato. Cioè, non ha avuto neanche proprio tempo di reazione. Nel frattempo siamo già in 6. Vabbè, io nel dubbio vado già verso la prossima safe. Eh, ok, raga. Ma... <ride> Questo era proprio one shot, one shot, one shot, va bene. Vabbè alla fine sto a fare la challenge, uso solo il potere mitico. Che poi tra l'altro il video uso solo i poteri l'ho già fatto, uscirò l'altro giorno sul canale. C'è un altro player con la corona, che è palesemente il tryhardino della lobby, che sta a fare una marea di kill. Probabilmente neanche più di me. Ok raga mi è arrivata una cecchinata di là. Ma soprattutto ci sta questo qui. Allora fermi tutti. Perché... Questo è quell'altro che ha i medaglioni. Ok raga ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolata. Però ce la siamo cavata abbastanza bene con il pump devo dire signori perché gli abbiamo ficcato due headshot, uno più cattivo dell'altro. Ah, questo era l'altro... Uh, come si chiama? L'altro che stava a fare una marea di kill, quello che aveva anche la, la corona e tutto. Il problema è che adesso devo trovare il campione che mi stava sparando con il cecchino da, da lontano. E tra l'altro siamo 1v1. Quando è morto il quarto? Vabbè, mi son perso il quarto che era morto. Allora, lui per forza di cose sa dove sono io. Cioè, ho letteralmente tutti i medaglioni, quindi mi vede davvero... Piccolo 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 in mappa eh, Però ovviamente noi non sappiamo dov'è lui E il problema di non sapere dov'è lui È che c'ha il cecchino Quindi lui da un momento all'altro mi può fare un headshot Che porrebbe fine alla partita Eccolo Eccolo il bro Ti si è fatto vedere alla fine Mmm Mmm Ma sai che anche le strutture le distrugge abbastanza... Prepotentemente. Anche le strutture le, le distrugge abbastanza prepotentemente. Anche le strutture. Allora, io tanto di questi non, non spreco colpi, non spreco niente, quindi posso anche spammare. Letteralmente, io che stavo per mettermi sotto, cioè, stavo tirando gli ultimi colpi e mi stavo per abbassare. Ma mi avrà preso, ragazzi, proprio qui, cioè, proprio qua, qua, qua. Perché, cioè, veramente mi st Anzi, stavo hittando la mia stessa scala per quanto ero basso. Comunque, l'ho predictata male. Eh. Sta partita, ragazzi, l'ho predictata veramente male. Con l'headshot alla fine, l'ho predictata veramente male. Mannaggia la miseria. Che poi volevo tirargli un'altra hit e pusharlo. Non mi sono più in hit, di nuovo Katara. Io ve l'ho detto, ragazzi. Sto gioco mi ha rovinato totalmente le. Random skin challenge, devo tornare in lobby e rifarla. E invece, ragazzi, sono tornato in lobby e abbiamo trovato Zuko. Io direi di continuare comunque in build, visto che non è che abbiamo buildato chissà quanti in sta partita. Eh. Con Zuko devo andare direttamente da Ares. Quindi, ci sono capitati due boss che sono più estremi, tra virgolette, della mappa. Quindi, non quelli centrali, purtroppo. Allora, diciamo che invece, con Zuko, sarebbe un po' assurdo utilizzare il potere del dominio dell'acqua. Perché, da quanto ho letto, spero di non sbagliarmi, lui dovrebbe far parte di quelli che. Utilizzano il potere del fuoco Diciamo che i vestiti di questi personaggi Aiutano pure Che quell'altro sono tutte blu e utilizzano l'acqua Lui è tutto rosso insomma Le mie umili ricerche questo hanno Tirato fuori diciamo così Comunque vediamo un po' quello che riusciamo a combinare Regà incredibile incredibile. Cioè adesso da Ares c'è tutta sta gente mi, mi spiegate per quale motivo Io non, non capisco Maledetti che non siete altro. Eh, raga, con solo la Ah, no, mitraglietta. Attenzione, pump. No, il pump ce l'aveva lui. Eh, madonna, pure viola, l'ha trovato questo. Maledetto, maledetto, maledetto. Se metto preparati, me la dai un'altra skin? No, me, me lascia sempre zuco. Va bene, quindi torniamo nuovamente in lobby. Uh, la signorina Corra, ragazzi. Attenzione. Eh, con lei tocca andare al cerbero, eh. Che tra l'altro è quello. Più puntato Tra virgolette A parte pure stavolta Ares c'era un botto di gente E cupo cancello sia, ragazzi Ovviamente Adesso ci abbiamo Corra Direi che il potere Dell'acqua Lo possiamo anche riprendere E vabbè ragazzi E vabbè L'avevamo detto Cerbero Cerbero è così The new pinnacoli E cupo cancello Ah qua sotto Ci sarebbe una cesta Leggendaria Se nessuno Mi anticipa Oddio Subito Pampa mega spammone Allora, mi sembra ma questo da dove è sceso? Dal cielo con sta mitraglietta a distruggermi in questo modo? Manca a fa far così. Vabbè, è inutile che riprendo, ricricco, preparati, andiamo in lobby. Ma a questo punto direi di farci l'ultima partita con Toff. Andando da Zeus, eccola, appunto. Va bene, quindi alla fine è tutto in build, raga, nel dubbio. Ok, ragazzi, Monte Olimpo e Monte Olimpo sia con la buon Toff. Oh, se adesso pure da, da Zeus ci viene la marea di gente erosico, eh. Lei, da quello che ho visto, invece utilizza il dominio. Della terra. Se si dice così. Penso e spero di sì. E ripeto, spero che la pronuncia sia corretta. Comunque, c'è un po' di gente. Non tanta, però c'è un po' di gente. Quindi diciamo che anche con lei poi non andrei ad utilizzare il potere mitico dell'acqua. Uh, raga. E stavolta a livello di armi, c'ho un po'. Eh, L'imbarazzo della scelta. C'è un po' così. Eh, eccoli, sono sempre quelli che appunto Epic sta utilizzando per riempire i lobby. Ah no, ho lasciato la cosa di là, vabbè. Ok, palesemente rubato da parte mia. E quest'altro dov'è? Oh mio dio, bro. Non si fa così. Non si fa così. Sei anche rimasto con 5 di vita. Non si fa così, però. Cioè, era rimasto dietro la colonna questo, ragazzi. No, 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 ne facciamo un'altra. Questo era rimasto dietro la colonna così. E mi è rimasto pure con 5 di vita. Mi è rimasto, sto maledetto. Certo, poi ci sono io che decido di rigiocare. L'unica partita in cui devo andare dal boss che odio più di tutti. Perché poi alla fine della fiera, ragazzi, gli MR mitico non lo vuole nessuno. Nel dubbio provo ad utilizzare la folgore, raga. Ma la folgore, insomma, vabbè. Da quando è stata. Stata depotenziata mannaggia raga in questi ultime due partite ho rosicato perché sono stato abbastanza fortunato abbastanza sono stato fortunatissimo con il loot sia in questa ma anche in quella di prima che avevo lo spammone viola l'ho totalmente buttata ho cercato di essere troppo aggressivo oddio raga questo sta ancora ad atterrà così ciao bro Vabbè, ti sei, proprio, ti sei proprio arreso. Nel senso, va bene, dai, facciamoci uccidere e via. No, perché infatti non avevo visto nessuno atterrare. Mi sa che siamo da soli, raga. A parte questo che stava ad atterrare adesso. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo sfidare il buon Zeus. Allora, signorino, eccolo qua. Mamma mia, sta assalto, ragazzi. Con il rinculo che ha è difficilissimo da gestire. Allora... Dovrebbe bastare il caricatore della mitraglietta? Sì. Ora arrivano gli scagnozzi rompiscatoline. Eccoli qua. Oh mio dio. Che fa? Gioca a nascondino? Fai come quello di prima? Vabbè, io sto a prendere danno come se fossi il no build. Dico, vabbè, tanto ho il soprascudo. Col cavolo. Non ho il soprascudo. Allora, dovremmo aver fatto, però dovrei ricaricare un attimino le armi. Perché se no qui la vedo complicata. Eccolo qua. E poi pure che gli fanno fare sta animazione, posso dire che è ben poco da Zeus. No, c'ho il pump scarico. Diciamo che devo stare un po' più attento. Diciamo che dovrei stare leggermente più attento, eh. Allora, abbiamo detto che la folgore la prendiamo. La prendiamo la folgore. Però che cavolo levo, ragazzi? Effettivamente. Cioè, mi devo togliere davvero le impulsi per tenere la folgore. Ah, visto che tanto sta partita la stiamo facendo extra, mi tengo giusto il DMR, eh. Voletemi bene. Ma, sinceramente. Sì, ma i passi? C'erano dei passi, mi è sembrato. Vabbè, devo stare attento. Potrebbe esserci qualcuno. Allora, il medaglione di Ares anche l'hanno preso, a quanto pare. Tra l'altro sta avvenendo anche proprio verso di qua. Vabbè, giustamente sta fuori safe. Altri... Eccolo lì, è palesemente lui, raga. No, non credo sia lui. Non credo sia lui. E infatti lo lascio anche stare, ragazzi. Perché... mo. Prendere e andarlo a pushare lì così No no infatti non era lui Tra l'altro la safe è anche abbastanza lontana Quindi pure per quello non volevo perderci tempo Infatti non lo vado neanche a lootare Però insomma mi piacerebbe pushare quello che c'ha Ares Anche per prendermi il suo fantastico assalto No raga in realtà questo qua col medaglione di Ares sta scappando Ma bene, nel dubbio lo stavo rincorrendo Anche perché tanto tocca raggiungere la safe Va bene Però effettivamente io mi devo fare materiali Cioè non è che sono messo proprio benissimo eh Ah però aspettate Cioè stanno a fai da proprio qui Aspettate un attimo, sono intreso. Oh mio dio, sparano di brutto anche di là. Ah, qui non ho ben capito cosa è successo. Ah? Ma. Ah. era un player? Ma chi stava facendo? Il Toxic? Mi sa che gli stava facendo le motte a quelli là che ha ucciso. Ma meno male che ho controllato col, col DMR, raga, perché se no non gli avrei neanche sparato. Mi sembrava tipo un NPC o boh. Però il problema, raga, è che quindi Ah stanno di qua stanno Ma scusate eh Ma dov'è quello col medaglione Mi è totalmente scomparso quello con il medaglione Eh questo si è coperto in mezzo secondo Quindi palesemente entrai of Dino Però vorrei Vorrei andare a trovare quello con No dio con sto scatto di Zeus Vorrei andare Oh mio dio Ok ma però Ah con le ali Va bene bro ti senti più sicuro ad utilizzare le ali così? Fai pure, che è que quello che sta a fa. Ok. Non lo hitterò mai. Si è messo in cespuglio? Sì, sta sta in cespuglio, ragazzi. Mi sa che sta nel cespuglio, signori, eccolo. Sta arrivando tutto cattivo. Poi? E la miseria. No, Madonna! In mezzo secondo è sceso e mi ha bombato. Vabbè. No, ha busciato tutto cattivo, ragazzi, poi si è fermato. L'ho hittato un po' così, pensavo se facesse gli affari suoi su, invece è sceso immediatamente. Peccato. Vabbè, alla fiera fiera, solo la prima partita è stata partita carina e non è manco finita bene. Vabbè. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Anche perché poi, appunto, ripeto, arriveranno tante altre challenge inerenti sempre ai poteri miei della collaborazione con Avatar per me è tutto ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuoli